Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Mr. Prep, un gioco che, pensate, conosco da almeno 2-3 anni, 3 anni della verità. Scrissi agli sviluppatori proprio 3 anni fa e mi dissero: guarda, il gioco è ancora all'inizio, quindi aspetta e spera. E si sono ricordati di me e mi hanno mandato una copia in beta del gioco. Diciamo che ancora la versione beta, quindi non ha tutto, non è completo il gioco e ci sono, diciamo, solo le prime fasi. Però insomma, che cos'è Mr. Pepper? Mr. Pepper è un tizio che si sta preparando per qualcosa. Possiamo ipotizzare trovarci in uno stato molto rigido, come può essere ad esempio, secondo le mie fonti, una Corea del Nord, dove il nostro eroe ha cercato di lasciare il paese, cosa che è vietata all'interno di quello stato, e quindi gli è stata sequestrata la macchina e verrà sottoposto a ispezione regolare ogni tot giorni per vedere se sta compiendo altri atti sovversivi. Tra l'altro gli è stato impedito di acquistare un'altra auto. Quindi lo iniziamo dall'inizio, vi faccio vedere un pochino come funziona. Lo giochiamo dall'inizio inizio. E quello che dovremo fare, quello che si evince dagli screen su Steam, si costruirà un razzo. Ce lo giochiamo col tutorial giusto per avere una guida. E poi vabbè, mi è venuta in mente proprio la Corea del Nord, perché anche qui c'è questa, diciamo, adorazione del presidente, quindi mi fa pensare a quello. Insomma, ho provato a fuggire e ho fallito. Vabbè, il gioco è tradotto in ogni lingua possibile tranne l'italiano, ma vi garantisco che è comprensibilissimo, quindi non è un caso di lamentarsi della lingua in questo caso, perché ovviamente non c'è modo di fare altrimenti, ma si capisce, cioè non stiamo parlando di Disco Elysium. Insomma, sei tornato, ti hanno riportato alla tua residenza, cittadino. Per una tentata fuga abbiamo confiscato il tuo veicolo, questa è la procedura standard. Ovviamente ti è anche proibito di acquistarne o registrarne una nuova. L'agenzia ha manifestato speranza che tu non provi nuovamente a lasciare il villaggio di Marikane. Certo, io ho intenzione di innamorarmi di nuovo con questa bellissima città. Questa è un'ottima attitudine, cittadino. Da oggi in avanti sei sotto, diciamo, osservazione. Arriverò per una ispezione regolarmente per vedere se hai qualche azione sovversiva o oggetto sovversivo vietato dallo Stato. Questa è la procedura standard. Io mi voglio augurare che la mia visita sia solo una formalità. Sia lode al presidente, Dio benedica il presidente, insomma, bless, ok. Noi siamo Mr. Pepper, lo chiamano proprio Mr. Pepper. Questo, ok, ci guardiamo intorno, ci si muove con il tasto VASD. E questa è la nostra casa. Ovviamente la casa si sviluppa in verticale e scenderemo. E da quanto ho capito ci sarà solo il primo livello al momento in questa fase di beta. Però dovrebbe essere una beta orientata al rilascio. Ci muoviamo col tasto sinistro, doppio clic ci fa correre, vedete che abbiamo anche il nostro giardino. Possiamo interagire con ogni oggetto andando a ispezionarlo, andando ad aprirlo. L'ispezione ci comporta un riassunto dei materiali di cui è composto, quindi demolendolo. Dovremmo essere magari messi male per farlo, però si può fare. Siamo stanchi dopo la fuga e abbiamo bisogno di un pisolino. Nap è il pisolino. Quindi andiamo di sopra, vedete che qua abbiamo bisogno di sonno. Quindi nap, e lui va sopra, anzi magari facciamo un doppio clic sopra. Così lui ci va velocemente, poi nap. Qua abbiamo l'ultimo piano di fuga, insomma, dove lui pianifica tutto. Vedete che torna indietro e passa un po' il tempo. Dobbiamo ricordarci di dormire comunque entro le 3 di notte di ogni giorno. Allora, sei affamato, vedete qua, vai e mangia qualcosa. Scendiamo in cucina. Io all'inizio avevo mangiato una carota, ma non me l'aveva data valida perché dovevo mangiare qualcosa di più consistente. Quindi open. Vedete che qua abbiamo anche il generatore della corrente, quindi dobbiamo gestire bene i consumi. Mangio, clicco col destro, eat, mangio la zuppa. Un po' alla 60 seconds. Devi tenere la tua preparazione alta. La preparedness, la preparazione, insomma, quanto sono pronto, insomma. È la tua statistica più importante. Se scende a zero,
Fallirai. Se fallisci, c'è il save da ricaricare, quell'ultimo save all'inizio giornata, presumo. Stai ben, diciamo, sazio e riposato per tenerla alta. Ok, dobbiamo amministrarci una vita normale, un po' alla sempre. Vai a guardare il piano. Obiettivo numero uno, sopravvivere. Obiettivo numero due, fuggire. Allora, costruisci la prima stanza del bunker. Perfetto. Quindi si andrà qua sotto dove si è aperta questa nuova finestrella e sceglieremo la nuova stanza che piazzeremo qui. Costruisci. È molto interessante perché poi avremo modo anche di lasciare la casa, muovendoci ovviamente, come ci concede lo Stato, solo nei parage. Citazione. Vedete che intanto lui sta scavando una nuova stanza dove metteremo probabilmente poi tutti gli oggetti proibiti perché ce n'è uno proprio nel giardino che adesso andremo a vedere che è vietatissimo dallo Stato. Poi come dicevo dovremo costruirci almeno negli screen si vede il razzo, quindi lui partirà con questo razzo e lascerà il grab. No, non grab ma inspect. Vabbè, intanto andiamo qua. Inspect. Ah, inspect ci dice che c'è un telo tessile sopra, grab. Ok, questa è una tavola da lavoro, una workbench che è un pochino arrugginita. Abbiamo bisogno di rimetterla a nuovo. Craft. Vedete che è il migliore amico di un pepper. Ok, puoi craftare, disassemblare e far funzionare le cose. Ma sembra deve stare nascosta dall'agenzia. Ok, ora abbiamo bisogno di un po' di metallo e un po' di legna. Iniziamo ad acquistare il metallo, quindi iniziamo ad andare qua all'entrata dove c'è la cassetta delle lettere e voi penserete distruggiamo la cassetta delle lettere e recuperiamo il legno e il metallo. No. Qua possiamo fare trade. Facendo trade è una bella meccanica perché possiamo andare a parlare con dei vicini e in 2 ore avere i materiali. Questo come dovrebbe funzionare? Ok, vedete, abbiamo un vicino che è Sergei che ci fornisce del metallo che andiamo ad acquistare. Qua vediamo i nostri soldi, qua l'ordine che gli facciamo di 8 pezzi di metallo e facciamo il commercio. Andando a commerciare, aumentiamo il livello di fiducia. L'aumento del livello di fiducia ci consente prima di sbloccare altri vicini, quindi c'è il passaparola, insomma, dove dico, puoi andare anche da lui, da lui, da lui, e ci cambiano anche i materiali acquistabili. Ok, questo è quello che spiega il tutorial. Puoi anche sbloccare più trade, via raccomandazione dei vicini. Infatti abbiamo la Nancy House e il market. Il market è importante perché dobbiamo comprare anche da mangiare. Allora, adesso dobbiamo andare a fare del legname, quindi andiamo sul cartello e andiamo nella foresta. Mi piacciono tantissimo queste cose disegnate tipo a cartoncino. Va bene, allora. Adesso siamo nella foresta e andiamo a fare grab sul legno. Che poi grab sarebbe, non so, afferra, però vabbè. Dobbiamo camminare nella foresta e recuperare questo legname. Ci ho messo un po' a capire questa meccanica. Però tra l'altro abbiamo anche questo che possiamo andare a riparare, che non so cosa sia. Inspect. Rope pillar è usata per viaggiare tra le aree della foresta. Ah, ok, perché poi andando avanti dovremo esplorare nuove zone della foresta e in pratica ci possiamo muovere velocemente sbloccando quella cosa. Qua abbiamo. Oh, io prendo anche le bacche. I love natural. Ok, eccolo qua un altro. Sono messi a caso, perché sono diversi dalla partita l'altra che ho fatto. A questo punto, presi 3 di legno, ce ne andiamo. Quindi torniamo da questa e clicchiamo su il cartello, usiamo e torniamo a casa. Si torna alla casa di Mr. Prepper e sì, questo vabbè, buon dì, eh. Lei è molto tranquillo. Grazie, talk. Salve. Ho avuto problemi ad addormentarmi l'ultima notte. Stavo guardando il serpente bruciato, insomma, cacchio se ne frega. Allora, inspect.
Mailbox, no. Fammi doppio clic. Take all. Ho preso il metallo. Ho preso anche il legno. Quindi ora, una meccanica che comunque si rischia di perdere senza almeno il tutorial iniziale, è quella che dobbiamo andare e craftare smeltando, diciamo, il legname. Quindi disassemblando il legno lo raffiniamo e otteniamo materiale, proprio il cubo è il materiale che possiamo lavorare. Sta diventando anche sera adesso, tra l'altro, e siamo quasi, abbiamo quasi sonno. Poi passa veloce il tempo, più veloce quando craftiamo. Il postman, il postino è veramente un bravo ragazzo. Aggiorna la workbench. Craft. Abbiamo la workbench di livello 1 perché, come abbiamo detto, era arrugginita, quindi non la sistemiamo. Intanto il tempo passa velocemente, intanto vedete diventa sera e tutti vanno a... Allora, e possiamo craftare adesso diverse cose, dalle lampade, possiamo fare la mazza da baseball, la trappola semplice, possiamo fare, vabbè, la workbench di livello 2 che ci sblocca altre cose ancora, il tavolo, la sedia, gli scaffali e balle varie. Adesso dobbiamo fare la scaletta perché ovviamente dobbiamo andare di sotto. Quindi crafto con 3 di metallo, la scaletta. A questo punto però siamo veramente stanchi, quindi dovremmo andare a dormire. Dobbiamo fare attenzione perché qua l'abbiamo fatta, la possiamo già disassemblare, ma potrebbe essere un po' pericoloso, insomma, perché e poi dobbiamo andare di nuovo. Trasciniamo dall'inventario la scaletta qui, perfetto, e a quel punto abbiamo fatto, lui con la scaletta può andare di sotto, perfetto, e si può andare di sotto. Ovviamente ci dice hai bisogno di luce di sotto, e per farlo ti serve la lampada. Per fare la lampada ci vuole il vetro, e quindi ci dice: guarda, c'hai un sacco di, sei lì da solo, c'hai un sacco di bicchieri, prenditi poi un bicchiere, vai al tavolo da lavoro, lo distruggi, ottieni del vetro, e poi qui ti fai la wall lamp. No? Anch'io di solito mi rompo un bicchiere quando ho bisogno di una lampada. Adesso vado e guardate che bello che è, perché vedete, la trascinate e la mettete lì con calma. Adesso è notte fonda, bisogna ricordarsi poi di dormire, insomma, perché... Però giochi come questo mi piacciono molto, come anche un altro gioco, adesso... Beholder si chiama. Sleep. Andiamo di sopra e dormiamo. Adesso succede una cosa molto molto spiacevole, cioè avremo andando a dormire qui andiamo direttamente al giorno dopo, e il giorno dopo c'è l'ispezione, vedete il simbolino degli occhiali, quindi dobbiamo fare molta molta attenzione, perché se ci becca qualcosa la partita finisce, cioè se superiamo una certa soglia la partita finisce, quindi dobbiamo fare assolutamente veloce. Adesso lui arriverà. Quindi la prima cosa che faccio è giro la bacheca. Copro il coso qua, eccolo che arriva. Dai, devi essere veloce però. Vedete che qua intanto sta arrivando. Copri, poi corri qui. Prendi questa perché non possiamo più nasconderla. E mi pare prendi anche il... Ah, non me lo fa prendere questo. Vabbè, niente. Andiamo ad aprire la porta. Quindi abbiamo coperto quello, nascosto al tavolo che ci siamo infilati in tasca. Va bene. E lui adesso ci farà l'ispezione. La prima volta mi aveva beccato tutto. Mi aveva beccato la workbench, mi aveva beccato questo perché non riuscivo a capire come coprirlo. Poi una volta che lui è dentro non potete più farlo, eh? Quindi non potete più coprire e girare nulla. Una volta che lui è dentro il tempo è andato. E mi avevano arrestato, avevo proprio raggiunto il 100%. Adesso vedrete, ci farà un rapporto, un rapportino scritto, e se superiamo una certa soglia veniamo arrestati e la partita finisce. Diventerà molto più complicato poi andando avanti, perché insieme a tutto questo dobbiamo anche rifornire di cibo. Infatti vedete che qua la vita sta scendendo, quindi dobbiamo andare a mangiare. Allora, lui è contento. L'unica cosa che dovrebbe rilevare è una cosa che è un po' strana, che abbiamo queste tre cose nel giardino.
E quindi dobbiamo cercare di spostarle. Vabbè, intanto mi dica. Eccolo qua. Rapporto di sospetto 28. Abbiamo oggetti sospetti che sono questi. Ci visiterà di nuovo l'8. Bene, grazie. Devo stare più attento. Eh sì, sono d'accordo. Adesso quello che dobbiamo fare è piazzare Ancora. Scendi di sotto, bellissimi trattori che passano. Ci ha fatto molto bene come ambientazione. Adesso con la I apriamo l'inventario, trasciniamo fuori questa e la piazziamo qui. Se vuoi, dove diventa verde. Ok. Ok. Cucina e mangia qualcosa. Ok, andiamo qua. Non ho avuto tempo per la colazione. Dovrei cucinare qualcosa. Ok, cook. Vediamo. Per cucinare va a prendere degli ingredienti che ha nel frigo. C'è anche l'acqua. Sarà interessante dopo vedere come funziona la gestione dell'energia, perché come vi ho detto c'è il contatore. Devo aggiungere alcuni ingredienti grezzi insieme e aggiungere un po' di calore. E voilà, cibo. Cucinare rende i tuoi cibi ricchi, più ricchi. Quindi io ho raccolto i mirtilli. Sei uno chef o un prepper? Ho sbloccato proprio l'obiettivo di Steam. Ricorda che prenderai di più, diciamo, sulla sazietà se cucini il tuo cibo. Prova a cucinare una zuppa o qualcosa. Blueberries. Riprendi blueberry. No, mangiare i blueberries. No. Ah, ok, eccole qua. La zuppa vegetale. Sì, io ho proprio una gran capacità di non guardare. Allora, vediamo un attimo. Cosa si può fare? Carote, 5 carote dell'acqua. Si potrebbe fare questa. Quindi vediamo se abbiamo 5 carote. Ne abbiamo 6, quindi prendi tutto e prendi anche dell'acqua. Receive. Ok, quindi cook e facciamo la zuppa di carote. Bene. Mangia. Guardiamo quanto cura. Buono. Ok, tutto è a suo posto, tempo per il mio piano. Check your journal, che è qua. Allora, ok, interessante. Qua abbiamo le varie armi, le varie cose che abbiamo, con le varie skill. Il journal, dovrei iniziare a guardare il mio piano malvagio. Saliamo di sopra. Turn, gira. Sì, poi se avete visto già dei video su questo gioco non credo abbiate visto molto di diverso, insomma. Volevo solo anche informarvi che il gioco comunque è in, diciamo, addirittura d'arrivo. Fai crescere alcune piante nel mio bunker. Dobbiamo stabilire una fonte di cibo perché non possiamo andarci ad acquistare tutto. Ho bisogno di una fonte di cibo. È tempo di iniziare la mia coltivazione sotterranea. La gente non sarà contento di vedere questo. Per fare la tua farm sottoterra hai bisogno di 5 room soil, quindi di terriccio da stanza. Può essere craftato alla workbench. 5 seed bags che puoi trovare nella tua casa. E i semi possono essere anche acquistati col commercio. Va bene. E dov'è il terriccio adesso, giusto così per capire? Qua dentro. Open. Vediamo. No, i semi sono lì. Il terriccio devo craftarlo e voglio capire come si fa. No, non c'è niente. Nella spazzatura niente. Questa cos'è? È una lavastoviglie. Eccoli qua. Semi. Perfetto. Adesso andiamo di sotto. Che poi la cosa che non mi piace di questo cosa che si può rimuovere come niente la botola. Anche quello non è proprio bellissimo. Però. Allora, vediamo un po'. Soil patch.
ci serve ground che abbiamo, quindi craftiamo. Quante ne devo craftare? Beh, io ne faccio un po', tanto. Ok, poi inventario, vediamo se posso piazzare la soil. Ok, e piantiamo che cosa? Carote o i cavoli? Carote. Me li fai piantare, no? Ah no, ok. Plant. Ok, carote. Carrot seed plant. Ho bisogno di acqua. Acqua che attualmente non ho, ma vado a prendere. Sì, poi mi domando come facciano a crescere lì, però... Not ready? Scusa. Non... Water. Boh, sono le 16, intanto qua sopra vedete l'ora. Ah, ok, ce l'avevo già. Non so dove, ma avevo già l'acqua. Ok, ho annaffiato e quindi lì mi posso produrre il cibo. Qua posso andare a scavare ancora. Quindi mi sa che si può andare. Però deve esserci una sorta di primo livello. Oltre a cui non si può andare. Beh, io a sto punto scavo anche qua. Faccio un'altra, magari una stanza, poi lo sposto. Ah, è piccolina questa, ok. Devo fare una ladder. Ah, la terra l'ho presa scavando. Ah, beh, giustamente, giustamente. Vediamo un po' com'è qua. Water. Vabbè, torna su. Voglio capire adesso cosa devo fare, perché... I need to establish... Ok. Ok, ho stabilito una fonte di cibo per me stesso. Andiamo sopra e vediamo che cosa dice il piano. Ok. Non so adesso se magari, non so, ci facciamo un'altra ladder. Ci manca del legname. No, metallo, metallo mi serve. Quindi il metallo lo andiamo subito a ordinare a Sergei. Però non ho soldi, quindi mi sa che mi toccherà vendere qualcosa. Trade, ok. Sergei. Sì. Allora, posso vendergli del tessile, che è quello che usavo per coprire la scatola. Vediamo un attimo. Trade wooden pallet. Ma perché non ha più il metallo? Allora, qua vendono semi al market, ma non vende più il metallo lui, perché? Trade. Voglio capire cos'è sta roba. Ah, metallo, metallo, metallo. Sono casse di metallo. Metallo 1. Sì, però... non lo so. Non lo so. Come prendere 3? Mi sembra di buttare via i soldi così, però, perché... Non lo so. Sono un po' stanchino, a dire la verità. E... Qua stiamo... Diamogli un'occhiata adesso. Poi arriverà anche il nostro amico. Ok, no, sta crescendo, quindi dice che è tutto ok. Sono stanco, manca un'ora, posso accelerare un pochino il tempo. In modo che mi arrivi. Sì, 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 ma vai tranquillo. 8, 7 secondi, 5, 4, 3, 2, 1 e poi andiamo. Questo invece, ok, l'inventario. Questo è il crafting. Sì, mi dà tutto già direttamente qua sotto. Sì, il postino lei lavora un po' tardi, alle 21.30, ma va bene. Abbiamo ricevuto anche monete, sì, perché sono quelle che con cui ho venduto.
Va bene, dai, andiamo e sleep. Dormiamo e poi vediamo. Chissà se arrivano anche le bollette. Electric box al momento. Vediamo, perché poi quando collegheremo cose molto avanzate dovremmo anche magari tagliare la corrente a qualcosa. Tipo, vedete qua c'è il power off. Ok, e si dorme. Si va al giorno dopo. Il giorno dopo dovrebbe esserci un'altra ispezione. No, non c'è un'ispezione, perché l'ispezione ce la farà l'8. Quindi andiamo via abbastanza tranquilli in questi primi giorni. C'è scesa un po' la preparedness, l'abilità lì, perché dobbiamo mangiare. Adesso andiamo a mangiare la zuppa in scatola. Fammi dare un'occhiata ancora qua se mi sono perso qualcosa. Mannaggia. Vai a mangiare. Velocemente, perché qua il sonno ci ha quasi ucciso. Quindi mangia, ti prego. Mangia questa. Ah, è andato a male. Allora, mangia. Ok. È andato a male. Il cavolo. Metti dentro le carote. Eh sì, il cibo qui è andato a male. Vabbè, qua stanno iniziando a crescere. Andiamo a dargli un po' d'acqua. Dopodiché andiamo, già che siamo qui, distruggiamo quelle scatole che ci ha dato e costruiamo un'altra cosa, insomma, craft. Prendiamo le scatole, le disassembliamo tutte. E il disassembling e il crafting ci portano via parecchio. Allora, craft. Ok, qua abbiamo bagnato, stanno crescendo, quindi molto bene. Non credo sia legale coltivare all'esterno, però non lo sapremo mai. Vediamo adesso. Ladder. Qui. Ok. E adesso che caghe ce ne facciamo noi dei bicchieri. Cioè, i bicchieri non servono a niente. Prendo un bicchiere, distruggo un bicchiere, faccio la lampada. Dai, ne facciamo anche due, eh. Ah, posso ispezionare? Sì, va bene. Ok, dai, andiamo, torniamo giù. E distruggi il bicchiere. Fortunatamente gli posso dare l'ordine ancora prima che arrivi, così almeno non perdiamo tempo. Uno e fanne un altro. Ok, e adesso craftami la wall lamp. Cosa serve qua per il workbench? Metallo, tantissimo legno e tantissima pietra. Va bene, dai, fai la wall lamp. Sono già le 10, quindi allora andiamo, facciamo la lampada qui. Ma dobbiamo buttare giù la parete e fare anche di là? Vabbè, intanto piazziamo la lampada, poi piazziamo la soil e coltivare. Poi magari spostiamo tutto qua, non semi di cose qui. Ok, piantalo lì, pianta e poi bagnalo. Ok, e poi costruiamo anche di qua e di là, insomma. Adesso si può andare a fare una roba bella grande. Chissà se ci butta giù la parete e ci farà la porta. È brutta la porta, però. No, ci ha fatto la porta. Cos'è questo? Upgrade. Ma ogni stanza ha quella cosa? No? Quindi qui c'è un upgrade di qualcosa che... Vabbè. Non ha fatto proprio un bellissimo suono, eh. Però... Torniamo su, facciamo un'altra wall lamp. E stiamo iniziando a... Sì, poi in realtà... Sì, c'è un potenziamento anche qua di questa stanza. Ma non so adesso se me li fa sempre così piccoli nelle stanze, ma non credo, dovrebbe... Non lo so, a dire la verità, non credo io possa buttare giù il muro, perché sennò non starebbe in piedi. Comunque, facciamo un altro anche qua, facciamo una stanza di coltivazione tutta qua sotto. Così che tutto cresce molto bene.
Poi pianta, no scusate, non devo farlo così, devo farlo così, pianta il seme di cavolo, pianta, bagna con l'acqua, abbiamo acqua, ok, si è bagnato, pianta il seme di cavolo e bagnalo. I need water. Ok, vai a prendere l'acqua allora. Non ho ben capito sta cosa perché non me la fa vedere in inventario. Solo in alcuni casi me la fa vedere. Quindi, boh. Adesso va, prende l'acqua. Sì, infatti compare e scompare. Non ho ben capito. Comunque, qua è tutto annaffiato. Quindi, diamo acqua. Sperando che poi tutta la casa non imploda sopra. Comunque bagna anche quello, ok, dai un'innaffiatina anche a quello che almeno siamo a posto. E un po' di cibo ce l'abbiamo, quindi riusciamo a fare, tra carote e cavoli riusciamo a cucinare, a farci qualcosa da mangiare. Quindi qua abbiamo fatto tutto, voglio capire se posso spostare il bidone, che il bidone potrebbe essere scomodo farlo vedere lì, ok. E se vogliamo essere perfetti dobbiamo nascondere anche quello, quindi io faccio una cosa di questo tipo, costruisco, ah possiamo farla più larga, ah, possiamo farla grande così sta stanza, mamma mia che bella, ci metteremo una vita a tirarla giù, ma cioè in pratica finiremo alle 21 di fare sta stanza. Ah, ci ha dato proprio il tempo finale. Poi facciamo un sacco di pietra che possiamo vendere. Chissà se troviamo qualcosa, tipo il petrolio. Avrei bisogno di un pisolino. Ok, smettila. Vedete come scende velocemente la preparedness? Perché siamo stanchissimi e dobbiamo fare un riposino. Ma a me non me ne frega niente perché voglio mangiare. È andato male il cavolo. Sembrerebbe di no. Mangia anche questo, che cos'è? La panelle, insomma, la vanelle, come si pronuncia. Va bene, dai. Mangiato qualcosa, bisogna di un piccolo riposino, ma a questo punto possiamo anche andare a dormire e poi finiremo di scavare la grande stanza a cui servirà comunque un qualcosa. Adesso voglio solo vedere come va la stanza, voglio solo fare una dormitina veloce. Che non mi lascia dormire ancora, perché è ancora abbastanza presto come orario. Si può dismontare questa? Sì, dai, nap. Ho bisogno di fare un riposino per un attimo. Così ripristiniamo un pochino. Ok, dai. Vai giù e finisci il lavoro. Sta diventando inquietante tutto questo posto. L'ispezione, l'importante è che non becchi questa, perché se becca questa poi va giù e vede tutto. Ed è già un atto sovversivo. Allora, vediamo un attimo, finirà alle 23.03. Ci sta abbassando la preparedness, ma così giusto per dovere di cronaca vi voglio far vedere come finisce la stanza. No? Ok, vai giù a vedere. Ah, è tutta così? Ah, praticamente ce l'ha fatta grande, ma in realtà qua sopra poi c'è il pavimento e dobbiamo costruire la scala che va sotto. Va bene, perfetto. Scusate, ma... Va bene, dai. È giunta l'ora di andare a dormire. Sleep. Vediamo quanto recuperiamo di cosa. Di... Salute. Di preparedness 2800, un terzo quasi, meno di un terzo, non è buono per niente. Abbiamo recuperato un po', perfetto, non abbiamo ispezioni quindi siamo tranquilli. Dobbiamo ricordarci poi adesso di mettere qualcosa sotto. Che succede? Ok, no, non succede niente. No, la preparedness è andata giù. No, non la preparedness, la vita, perché dobbiamo mangiare. Qua cosa è successo? È cresciuta? Possiamo raccogliere finalmente i frutti del nostro lavoro. Una sola. Vediamo quante ce ne raccoglie, vediamo se siamo un po' nella merda o no. Ui. Abbiamo raccolto un seme di carota. E basta. Ma scusa.
Voglio capire perché mi sfugge. Cioè, ho raccolto delle carote e ho raccolto dei semi di carota. E basta. Ah no, ok, mamma mia, e me ne accorgo adesso. Abbiamo 5 carote, ottimo, ottimo, ottimo. Anafia, ok, lo fa già in automatico. Ok, dai, come ultima cosa andiamo a cucinare. Facciamo di nuovo la zuppa di carote. Abbiamo raccolto 5 carote, quindi non male, crescono in una giornata, bene o male, o 2 giorni, insomma. Comunque, mangiamo la zuppa di carote e ci siamo nuovamente messi a posto. Quello che voglio fare ora, e non riesco proprio più a smettere questo gioco, inspect, sì, pending glass, sì, l'ha preso, no? Sì, no, vediamo, no, no, prendi, grab il bicchiere, smontalo, disassembla e voglio mettere la luce a sta stanza. Sì, perché poi costruirete la stanza proprio di lancio del razzo per lasciare lo stato. E quindi, no, sono un coglione però, un pochino. Devo fare la lampada. Perfetto. Mo scendiamo di nuovo. Andiamo qua e vediamo un po' cosa c'è qui. Ah, ok. Ok, fatto così, con la passerella. Ah, ok, interessante. Vabbè, intanto io ne approfitto e butto qua questo. Non posso? Ah, no? Sì. Ah, perché si possono mettere anche in profondità. Bello, anche come... Cioè, se lo metto qui posso passare? Sì, direi di... Ah, bellissimo, perché lo schiva proprio. Ok, così almeno non abbiamo problemi, non ci rompe le palle per questo, dovremmo portarli giù tutti, almeno i bidoni sono qua. Qua intanto crescono, le colture crescono, non ho bisogno tutte di un pelo d'acqua. Qui vedete che non ne ho più, quindi devo andare a prenderla. Comunque, insomma, questo, ragazzi, era Mr. Prepper, gioco veramente, veramente molto molto promettente, ci hanno messo veramente tanto a svilupparlo. Quindi mi aspetto grandi cose da un titolo del genere. Spero di avervi fatto cosa gradita, di avervelo portato, di avervi fatto vedere un pochino un inizio di sviluppo, compreso il tutorial. Tra l'altro qua c'è un bel computer che possiamo andare a ispezionare e poi eventualmente smontare. Credo. Sì, perché il computer ci dà elettronica, metallo, vetro e tutto. A salvo che non ci sia un modo... Di utilizzarlo, ma non credo. Si può smontare tutto, anche la radio, che aveva dentro elettronica pure lei. E quindi, insomma, questo era Mr. Prepper. Non mancate come al solito di lasciarmi qua sotto nei commenti quello che pensate del gioco, se vi è piaciuto il video. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao.